Sono le 2:30 di notte. 2:30 di notte e io sono qua che edito la live reaction. Perché me l'avete chiesta e allora ho detto va bene, dai, accontentiamoli, è una partita speciale. È la finale di una coppa vinta. Non si poteva non avere la live reaction. E quindi vi chiedo, qui sotto, di arrivare almeno a 3.000 like per questo sforzo, per questo sacrificio di sonno che sto facendo molto volentieri perché mentre l'ho editata, mi sono anche divertito molto a rivedere dei momenti felici che abbiamo vissuto insieme questa sera in live su Twitch. E ovviamente OneFootball qui sotto in descrizione, come sempre, scaricatelo in maniera completamente gratuita sui vostri smartphone, sui vostri cellulari, iOS o Android che siano, per rimanere aggiornati su tutte le notizie che da qui alla fine del mercato arriveranno in chiave Juve e in chiave anche squadre estere, tutti i risultati in tempo reale. Mi raccomando. Mettetevi comodi e inizia la live reaction del primo trofeo juventino, targato Andrea Pirlo in panchina, primo trofeo anche della storia di Andreino da Brescia come allenatore in carriera. Alzare un trofeo e mettere un trofeo in bacheca in questo momento penso che sia essenziale anche per dare fiducia e questa fiducia può tradursi in una rincorsa ancora più importante, arrivare in quello scontro diretto con tutta un'altra mentalità, tutta un'altra pressione, perché per quanto se ne dica alcuni commentatori sportivi che dicono no, perché questa è la quarta forza del campionato, è meglio non dare pressione, no, la pressione è giusto darla alle squadre che devono vincere, e quindi è giusto che la Juventus abbia la pressione addosso. Modalità partita, inno della Serie A, iniziato, Ronaldo concentratissimo, speriamo che possano essere ok ragazzi. Eh sì, la Supercoppa quest'anno veramente è troppo importante, quest'anno vale troppo. No, ci sono i fuochi d'artificio. No. No, i fuochi d'artificio. Portano sfiga, Bonucci, occhio agli occhi! Quadrado fondamentale, siamo tutti d'accordo. Tra l'altro Quadrado, ragazzi, non gioca dall'espulsione con la Fiorentina. E da quel momento non abbiamo visto una grandissima Juve, quindi vi fa ancora più capire quanto Quadrado è effettivamente fondamentale. Bravo, Arturo in verticale! Questa è una bella azione! 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 Bravo, Koulibaly! Bravi, avete visto che bel rientro di Chiesa, Cuadrado e Bentancur? Avete visto che bel rientro? Questa è stata bellissima. Questa è stata una grande azione difensiva, eh. Abbiamo fatto un grande errore là davanti, ma questa è l'azione difensiva che voglio vedere. Bella. Bella. Sai che anch'io ho questa cosa in testa che Chiellini in questo momento sia più in forma di Bonucci, nonostante il problema e la continuità. No! Che parata di Szczęsny! L'avevo vista dentro! Bravo Tech! Bravo Tech! Bravo Tech! Madonna! Pensavo gol! A 0 secondi, minuti, attimi di recupero. Va bene. Ok. Subito Bernardeschi. Un po' sbagliato. Bravo Cristiano che questa volta è allargato per la squadra Bentancur! Mamma mia, che bella palla! Che bella palla che gli ha dato! Troia che bello. Catroia che bello. Sapete cosa mi sembra? Praticamente
primo gol di Ronaldo con la maglia della Juve contro il Sassuolo. Bravo qua! Oh, mamma mia, le erezioni! Fenomenali erezioni cosmiche di Cuadrado. Bravo, Weston! Sapete che questo è rigore? Sapete che questo è rigore? Questo è rigore, eh? Questo è rigore. Questo è rigore. Questo è rigore. Questo è rigore. Giustamente. Sei immenso, Tech. Ce la fai. Sì! Sono fatto malissimo, sì! Sì! Ho tirato un pugno alla scrivania, sì! Vai Fonzi, c'è Murata che serve Cuadrado che può volare verso la porta di Ospina inseguito da Insigne, Cuadrado a tu per tu con Ospina dalla parte opposta. Bravo Andre, vai a abbracciarli, ragazzi.